Buonasera e benvenuti a Medicina Amica. Oggi una grande sorpresa, un graditissimo ritorno e un argomento che sicuramente ci coinvolgerà tutti, perché diciamoci la verità, crescendo nella vita tutti quanti possiamo incappare nei problemi che elencheremo stasera, in patologie. Però come spesso ci capita di fare nelle nostre trasmissioni, tentiamo di dare proprio uno sguardo diverso e quindi leggiamolo insieme questo titolo che è impegnativo, ma è anche foriero di qualche speranza. Un nuovo approccio terapeutico per le più comuni malattie croniche degenerative. E qui ci siamo dentro, vedrete, parleremo proprio di sindrome metabolica, parleremo di aterosclerosi, di tutte, diciamo, quelle premesse, quei rischi che ci possono fare incappare in qualche incidente più o meno grave. E adesso vi presento gli ospiti. Diamo un caloroso benvenuto al professor Walter Pierpaoli. Buonasera, Grazie. grazie per essere qui, per aver Buonasera. accettato. È un medico, è uno scienziato, è il presidente di Interbion, questa fondazione che continua a fare ricerca e che offre ai pazienti, ma anche ai medici, a tutti gli studiosi di medicina, insomma, offre una, come vi dicevo, appunto, una possibilità in più, la grande esperienza della ricerca del professor Pierpaoli. E ultimamente abbiamo visto che veramente il braccio destro, la persona che raccoglierà l'eredità del professor Pierpaoli, è qui con noi, del dottor Savino Marroccoli, che Sera. ringrazio, che saluto. Vi ricordo che anche lui è medico, ginecologo anche come Sì. specialità, ma è soprattutto il direttore della scuola Interbion, che è questa scuola, ce lo ricordi professore, che è diretta proprio ai medici, agli operatori del settore, a biologi, a chi. Come no? In seguito alle insistenze del collega qui vicino, il quale pensò che non potevamo abbandonare questo filone e insegnare ad altri medici, e nacque nel 2014 la scuola medica a Fano, dove si conducono dei corsi di medicina annuali. Tant'è vero che tra pochi giorni Eh faremo il sì. quinto corso a Fano. Ci sono già 60 o 70 medici, non ricordo, che ha fatto il corso, perché non si può spegnere le cose che sono costate tanta, tanta fatica. Tanta fatica, tutta una vita di lavoro, di ricerca praticamente la sua e oggi questo grande entusiasmo che ci mette anche il dottor Marroccoli. Allora, di questo appuntamento parleremo nel corso della serata, daremo magari anche qualche dato. Ve lo dico subito, questa puntata non è in diretta perché per motivi di festività che si sono succedute una via l'altra, abbiamo registrato, registriamo in presa diretta, quindi per voi la cosa più utile sarà prendere nota della mail e questo vale come contatto per tutte le vostre domande e quesiti. Allora, io direi di entrare subito nel vivo del nostro argomento. Praticamente, professor Pierpaoli, io spero e so già che questa sera parleremo anche di risincronizzazione ormonale, di melatonina, ma adesso facciamo invece un discorso un pochino diverso. Partiamo da quello che ci succede nascendo. Sul tema appunto della malattia, della sindrome metabolica, dell'aterosclerosi, perché poi è quello che andremo a vedere più in dettaglio, ci sono numerosi studi, praticamente addirittura dall'Ottocento che si indaga e si guarda all'interno delle nostre pareti, dei nostri vasi e una cosa ormai è stata scoperta che fin dai primissimi mesi di vita, diciamo dai 3 anni di vita in su, c'è proprio già la presenza di strie di grasso, insomma. E da lì in poi è tutto un procedere verso la rovina, soprattutto se non stiamo attenti con lo stile di vita e abbiamo una genetica un po', diciamo così, che non ci ha troppo avvantaggiati. Poi c'è l'arrivo delle lesioni, l'arrivo delle placche e, ahimè, talvolta anche l'arrivo dei trombi. E insieme ci sono tutta una serie di patologie. Io la lascio iniziare, aprire le danze, so che ha portato con sé anche del materiale interessante. Prego, professore. Certo, innanzitutto sono immensamente grato a questa televisione che è l'unica che io apprezzo in Italia. Siccome io sono
abituato a dire due cose, quello che penso e anche a dimostrare quello che dico. Quindi quello che penso e che apprezzo molto è questa televisione, perché io non ne conosco altra dove si può dire la verità, perché la verità è il primo movente della mia vita e quello che dico io è vero, è dimostrabile. Ecco. E quindi per quanto riguarda poi l'argomento di oggi, la sindrome metabolica X, io ho un brutto difetto, che è anche forse però una virtù. Faccio una enorme semplificazione di problemi apparentemente insolubili, perché se si conosce la soluzione, c'è una logica inflessibile nelle cose. Quindi la sindrome metabolica X è semplicemente l'incapacità del corpo di bruciare quello che ha dentro, quello che ingerisce. Poi a questo si aggiunge la componente, diciamo, genetica, perché ci sono famiglie, ne ho conosciute tantissime, dove tutti muoiono di ictus o di emorragia cerebrale, appunto ictus, oppure di altre sindromi ostruttive, arteriore distruttive, in età giovanile. Io sono in una regione d'Italia dove io sono stato a verificare la cosa, dove muoiono tutti verso 50-51 anni. È terribile, ma è così. È un fatto genetico, che non ha niente a che fare con le abitudini alimentari. Quindi, fattore primo, se la vostra genetica è buona, i vostri vasi, le vostre arterie sono belle pulite, state tranquilli. Addirittura io nella mia famiglia ho un esempio di queste di sindrome metaboliche, che è mio fratello, che ha 91 anni, sta molto bene, lo seguo da 10 anni, perché non è vero che bisogna arrendersi all'incapacità del corpo di metabolizzare, di bruciare quello che ingerisce. Bisogna far sì che il metabolismo sia così attivo che praticamente quello che voi ingerite non risulti poi in queste alterazioni, che sono proprio solo la conseguenza di questa caduta della capacità ossidativa, perché noi viviamo, ci manteniamo grazie a che cosa? Alla produzione di energia. Energia metabolica, quindi l'ATP, l'ADP, tutto questo processo, ciclo di Krebs e poi altri fattori, altri metodi che il corpo utilizza, che ho studiato già in giovane età, per cui il problema è come aggiustare il corpo in modo che metabolizzi e bruci quello che ingerisce. Altrimenti si hanno questo grasso nel sangue, malattie cardiache, pressione alta, diabete in particolare. Cos'è il diabete? Il fatto che noi non bruciamo gli zuccheri, no? E questi si accumulano e producono danni gravissimi. Quindi la sindrome metabolica è la causa numero uno in assoluto di morte della cittadinanza mondiale. È la sindrome metabolica X. Io mi sono letto anche tanti libri proprio su questo, e praticamente allora potrebbe dire uno: ma scusa, ma allora se tu trovi la causa, l'origine di questa patologia che affligge tutta la popolazione, praticamente non dico che annulleresti la mortalità per queste più o meno precoce, ma addirittura cambieresti l'assetto mondiale, della popolazione mondiale, proprio così. Perdonate la mia convinzione, ma lo posso dimostrare in modo inconfutabile. Quindi lei, suo fratello, lo sta curando? Mio fratello Ermanno, che ha 91 anni, lo seguo da 10 anni, e lui ha proprio, contrariamente a suo fratello, che sono io, che sono tutto diverso perché ho un'origine da una nonna e non dalla madre, praticamente lui è il tipico rappresentante di un portatore della sindrome metabolica X, quindi l'obesità, l'iperglicemia, la pressione, dei trigliceridi, che sono quelli veramente pericolosi. Non è il colesterolo, sono i trigliceridi grassi, e quindi questo prelude a tutte quelle malattie tipiche
dell'età più o meno avanzata, che in certe famiglie sono molto precoci, in altre dipende dalla genetica che hai ereditato. E niente, mio fratello sta benissimo e adesso gli ho detto non ti far vedere troppo, sennò cominciano a meravigliarsi. Da 10 anni mi segue, è una persona perfetto, intelligente. Quindi gli stessi consigli che adesso dà a suo fratello darà anche a noi questa sera. Ma sì, ma noi abbiamo un avanzamento in tutti i campi inimmaginabile. Io però, non per falsa modestia, ma per timidezza e anche per non volere strafare, mi riservo nel corso del tempo di confidarvi tante cose. Io ho una capacità che credo sia la più importante, io ho una capacità semplificatrice, perché se tu conosci la causa, tu semplifichi enormemente. Quindi cosa sta alla base della sindrome metabolica X che uccide gran parte della popolazione mondiale? È un fatto metabolico, è di bruciare, di produrre ossigeno. Perché gli organi della persona che soffre della sindrome metabolica X sono anossici, gli manca l'ossigeno, perché il metabolismo è ritardato. E quindi tutto il prodotto di questa sindrome, come per esempio il diabete, zucchero nel sangue, grassi, eccetera, è dovuto a questa incapacità di metabolizzare. Quindi c'è un ritardo del bruciare quello che mangi, quello che ti trovi in giro, e quindi tu si accumula. E questo è un fatto metabolico, è un fatto di anossia, vuol dire che il tuo metabolismo è basso. Se il tuo metabolismo è basso, vuol dire che ti rimane indietro tutto quello che dovresti eliminare e si accumula. Ma con l'età un pochino succede, il metabolismo cambia, ad esempio certo, noi donne in menopausa sappiamo bene che il metabolismo rallenta molto. Certamente, no? Uomo, donne, tutti. Anche però l'uomo, oggigiorno, certo, la verità tristemente lo vedo anche nei giovani. Guardi, queste situazioni che si sono create negli ultimi 30-40 anni non esistevano. Quando io mi sono laureato in medicina e mi occupavo proprio intensamente in laboratorio del metabolismo ossidativo, con delle apparecchiature complicatissime, il famoso microrespirometro di Warburg, quello che studiò molte queste cose, e il mondo non era così. Se permettete, il cambiamento della popolazione per quanto riguarda le abitudini di vita, l'alimentazione, sono drasticamente cambiate. Ma io parlo di alimentazione, ma tutto. Quelli che stanno seduti davanti alla televisione mezza giornata, quelli che stanno lì col tablet con tutte queste apparecchiature diaboliche, non sanno il male che si fanno, perché non hanno la più pallida idea di com'erano, come sarebbero stati 40 anni prima. Non li si può incolpare, però bisogna dirlo. Poi, appunto, chi capisce, capisce, chi non capisce, perisce. Quindi dico io. Quindi non è vero niente quello che dicono delle malattie degenerative. Stavo dicendo neurodegenerative, che è quello un altro argomento molto interessante. Ma lo tocchiamo, no, oggi anche quello delle, anche delle demenze. Anche neurodegenerative, sclerosi multipla, Parkinson, quelle robe lì. Beh, insomma. Vediamo, accenniamo quello. Comunque mettetevi bene in testa che le malattie degenerative dei vasi, quindi quelle illustrate nella sindrome metabolica X, si possono benissimo non solo invertire, ma prevenire, ma anche invertire. Perché se voi date fiato al corpo attraverso l'attivazione dell'ossidazione, quindi dei processi che produce che porta alla produzione di ossigeno, quindi a bruciare quello che mangia, il processo arteriosclerotico è reversibile, cari miei. Questa è la buona novella. La cosa che io dico però farà scandalizzare, perché si pensa sia impossibile che il vecchietto che cammina tutto rimbambito per la strada, pieno di placche, che non respira più, poverino, sia condannato a morte. Non è vero niente. Tutte le malattie sono prevenibili
100% e reversibili. L'inversione naturalmente richiede un pochino più di attenzione, no? Vuol dire anche cambiare l'abitudine, lo stile di vita e, per carità, evitare i farmaci. Ecco. Evitare i farmaci. Senta, abbiamo analizzato la prima riga di questa simpatica tabella, oltretutto, perché è abbastanza scherzosa, tutto sommato, nonostante il dramma che sottintende. La parte sotto non la vuole analizzare? E come no, demenza senile. Io adesso sono un po' restio a dire quello che io penso della demenza senile, perché la demenza senile viene spesso, cioè c'è una patologia che fa la felicità di milioni di ricercatori, che si chiama morbo di Alzheimer. Allora, io sono costretto a dire quello che penso, no? Siamo qui per dire. L'Alzheimer che cos'è? È una vasculopatia dei piccoli vasi del cervello, che ovviamente deriva dalla sclero dei vasi cerebrali. Quindi chi ama la demenza senile, chi ama l'Alzheimer, gli dai nomi diversi, è la stessa cosa. Questo farà scandalizzare probabilmente quelli che si occupano di Alzheimer. Io sfido. È la prima volta infatti che sento dare questa definizione. L'Alzheimer è una sclerosi cerebrale e ovviamente voi capite, quando si chiude un vasellino del cervello, poi a monte si forma una placca. Le placche sono una conseguenza della chiusura dei vasi. E poi più o meno evidente in un individuo o nell'altro. Io violentemente oppongo l'idea che l'Alzheimer sia una patologia particolare. Non ci credo, non è vero. È semplicemente un fenomeno di sclerosi cerebrale. Quindi riconducibile a tutto quanto è stato sinora detto. Certo. Poi il cancro. Vabbè, il cancro cos'è? Il cancro è che il corpo non sa inibire i processi di crescita. Il cancro è un po' simile a, diciamo, alla crescita perenne, quella che viene sempre incoraggiata dai nostri governanti, no? Crescete, crescete, aumentiamo, cresciamo. La crescita è la morte, perché il corpo che cresce cosa produce? Cancro, dove, che cos'è? Perché il corpo si mantiene in equilibrio non con la crescita ma con l'inibizione della crescita. Quindi attenzione, il corpo si mantiene non crescendo ma inibendo la tendenza a crescere, perché il cancro non è una malattia, è un segnale che il corpo non controlla più se stesso, quindi non controlla più i processi inibitori. E questo è simile all'economia mondiale, no? Cresci, cresci, cresci e vediamo i risultati. Esattamente la stessa cosa. Quindi, altro che crescere, smettete di crescere. Trovate un equilibrio. Quando il corpo esprime il cancro vuol dire che i meccanismi che sono di base per il mantenimento dell'equilibrio del corpo, che è l'inibizione dei processi di crescita, non sono più in atto. Quindi, tumori. Dappertutto, e noi ne vedremo sempre di più. E quindi il modo per evitare i tumori è di controllare il metabolismo ossidativo, quindi il metabolismo a cui fanno capo gli inibitori della crescita, su cui ho lavorato molto, tanto è vero, nel campo dei trapianti ho passato 30 anni e vi posso dimostrare cosa questo significhi. Quindi il tumore è la stessa cosa, è che mancano i meccanismi di controllo della crescita. Quindi cresci, cresci, ti viene un tumore. Per mille ragioni, in qualsiasi tessuto, in qualsiasi momento. Quindi è tutto sbagliato, io non so che dire. L'ovaio policistico, oh santo cielo, io se penso ai milioni, miliardi di povere donne che sono martoriate da questi problemi di questo tipo, l'ovaio policistico, sì certo, può darsi che esistano casi di ovaio policistico, ma l'ovaio è controllato dall'ipofisi, dagli ormoni, no? Dagli estrogeni. Quindi, caro mio, anche lì, se tu vuoi bloccare un ovaio policistico, cercate di tamponarlo, metterlo sotto controllo, devi controllare il sistema ormonale, semplicissimo.
E il fegato è la stessa cosa, il problema del fegato è già un po' diverso perché lì potrebbe essere dovuto a un'alimentazione sbagliata, a un virus, basta che non ti diano l'interferone, penso che te la puoi cavare. No, ma io Quale vorrei aggiungere una cosa. interferone, sì. L'introduzione che ha fatto il professore della sindrome metabolica chiaramente si discosta un po' da quella che è l'approccio classico, che è anche in questa slide, se vogliamo, perché in realtà che cosa succede qui? Qui noi mettiamo in relazione le varie patologie collegate alla sindrome metabolica. Poi uno si chiede cos'è la sindrome metabolica e si conclude che è una resistenza all'insulina, aumenta la resistenza all'insulina, ossia il tuo corpo produce l'insulina, però non, i tuoi tessuti non la utilizzano così come dovrebbe. Quindi lo zucchero non viene utilizzato in maniera adeguata e questo crea un meccanismo di crescita perché aumenta la quota di insulina di cui il nostro corpo ha bisogno per fare lo stesso lavoro. L'insulina è un ormone anabolico, è un fattore di crescita, per cui se ti può stimolare, come diceva prima il professore, se tu sei, ti può slatentizzare quelli che sono i meccanismi inibitori, se per caso ci sta in atto un microprocesso tumorale, se tu invece hai purtroppo una tendenza verso una diabete tipo 2 perché sei molto più versato, cioè più una debolezza in quella direzione, perché queste sono in realtà espressioni poi di che cosa? Di quella che è la genetica, d'accordo? Cioè è più facile magari per qualcuno andare verso una malattia cardiaca, per un altro andare verso il tumore e per un altro andare verso l'ovaio policistico, perché ad esempio non mica si nasce con l'ovaio policistico, cioè le ragazze o le donne che hanno l'ovaio policistico possono averlo già in età di pubarca, ma possono anche manifestare l'ovaio policistico a 40 anni, quindi vuol dire che non è una condizione di nascita, ma è qualcosa che succede, cioè si perdono meccanismi di controllo. Quindi noi possiamo analizzare il problema singolarmente, come siamo abituati dalla nostra mentalità scientifica, cioè perché ci vuole un metodo anche per descrivere i fenomeni e dire questo è così e l'insulina è così e quello che... Però, dice giustamente il professore, ma alla base di tutto questo che c'è? Perché se noi andiamo troppo nei dettagli, no? Benissimo, ci serve per capire, per studiare, per mettere in atto anche strategie difensive, cambiare lo stile di vita, sì, tutto questo va benissimo, nessuno può discutere su tutte queste acquisizioni che abbiamo fino ad oggi raggiunto, ma il ragionamento dello scienziato, e secondo me per questo, questa è la differenza, a me piace sempre accompagnare lui in queste chiacchierate, perché ti dà ogni volta uno stimolo, uno spunto per considerare i fenomeni. Cioè, semplificare non significa essere banali, chiaramente, ma andare a un livello di controllo più alto. Questo è quello che realmente stiamo cercando di fare. Non è un lavoro facile, non è un lavoro finito, non è un lavoro compiuto, tanto è vero che siamo coinvolti in ulteriori ricerche, sorprendenti nell'ultimo periodo, non di facile disponibilità, chiaramente, però questo è, diciamo, patrimonio della scienza, nel senso che quante molecole e quante ricerche abbiamo che ancora non sono disponibili, proprio perché non si è raggiunto il punto da mettere a disposizione, tale da mettere a disposizione sotto forma di sostanza, di farmaco, di prodotto, qualunque cosa sia. Però la cosa importante è questa, quello che noi stasera faremo è cerchiamo di capire alcuni meccanismi che sono alla base di queste patologie, di questi disturbi, di queste dinamiche, però quello che non dobbiamo dimenticare è questo meccanismo centrale, che è quello dell'ipossia, cioè della riduzione dell'ossigeno, perché ad esempio il tumore è una cellula, è una struttura che si nutre non con il meccanismo solito ossidativo, ma quello della fosforilasi, cioè quindi trova una strada alternativa per poter crescere. Quindi diciamo sono in gioco tanti fenomeni che non possiamo ridurre o banalizzare, ripeto, perché non è nostra intenzione rendere banale questo tipo di conversazione. Però il denominatore comune è questo, quindi come diceva il professore, quindi un metabolismo che si altera, diventa meno efficiente, carenza di ossigeno nei vari organi, nei vari distretti. Faccio presente che i tumori sopravvivono anche quasi in carenza di ossigeno. C'è un metabolismo anaerobico che è tipico dei tumori, il tumore si accontenta di poco, un tessuto normale no, quindi sopravvive meglio di un tessuto normale in condizioni di anossia, perché è un po' come la retina per esempio nel corpo, che la nostra retina ha terribilmente bisogno di ossigeno, no? Però in condizioni estreme, io ci ho lavorato i miei primi lavori, in condizioni estreme la retina riesce adottare un metabolismo
privo di ossigeno esattamente come il tumore, lo fa per salvarsi. Quindi nel corpo ci sono dei tessuti che ricordano il metabolismo dei tumori. La glicolisi aerobica, la glicolisi anaerobica di cui si servono i tumori, è tipica rappresentante della capacità del corpo di adattarsi. Io non ho parlato del diabete, non ho parlato dell'insulina, perché ho fatto un po' riassunto, perché effettivamente poi alla fine il fatto che abbiamo l'intolleranza, l'insensibilità all'insulina e quindi aumenta la capacità del corpo, cerca il corpo di aumentare la possibilità di bruciare gli zuccheri, vabbè, quello è un discorso a parte, perché dietro questa sindrome metabolica c'è il diabete senile, ne avete sentito parlare, no? Che non è il diabete perché c'è stata una distruzione delle isole di Langerhans, come viene nel diabete tipo 1, quello improvvisamente bambino, sai? Improvvisamente quello diabetico. No, è un diabete ancora più insidioso che dipende dai meccanismi che il dottor Baroccoli ha detto, quindi l'insulina. Però anche questo diabete di tipo 2, il diabete senile, è un diabete che però può essere reversibile, come diceva lei. Certo, tutte le malattie sono reversibili. Quindi in realtà il termine malattie croniche degenerative, lei lo vuole un po' ribaltare, nel senso lo sono croniche e degenerative, però si possono anche invertire. Certamente, se tu vai a colpire la causa prima, che è lo scopo principale della mia medicina riguardo ai pazienti, di capire da dove viene. Se non fai una diagnosi sulla causa, non risolvi mai il problema. Bazzichi qua e là nei dettagli, provi qui il problema, ma se non fai la diagnosi non combini niente. E la diagnosi è chiara e si può fare sempre. Perfetto, noi adesso facciamo, cari telespettatori, una velocissima pausa pubblicitaria e poi rientriamo con questo meraviglioso scienziato che ormai è diventato un punto di riferimento per molti di noi, accompagnato dal dottor Marroccoli, che sta veramente diventando un prezioso aiuto, ce ne rendiamo sempre più conto. Voi continuate a seguirci perché nel corso della trasmissione verranno date delle informazioni molto utili, molto pratiche, che magari voi stessi potete nei prossimi giorni attuare e quindi potete goderne dei benefici e degli effetti pratici. Ben ritrovati, cari telespettatori. Dunque, siamo in compagnia del professor Pierpaoli e del dottor Marroccoli. Allora, abbiamo iniziato questa trasmissione che poi vedrete prenderà una piega molto originale e anche, se volete, dirompente sotto certi aspetti, in maniera abbastanza tradizionale, perché effettivamente oggi si parla molto di sindrome metabolica e più o meno gli stessi concetti, anche quello dell'insulino resistenza, che è veramente un tema molto molto importante. Comunque diciamo che un po' la medicina ufficiale, ecco, lo propone in questi rapporti. Quello che manca però è il quid, perché succede tutto questo? D'accordo, forse mangiamo troppo, d'accordo, lo stile di vita è molto cambiato, d'accordo, invecchiare non fa bene a niente. Ecco, e forse questa è la cosa, la considerazione che ci avvicina di più al problema, vero? E professor Pierpaoli, io trovo che invecchiare lei, che è uno studioso dell'invecchiamento e della pineale, che è l'orologio della vita, ricordiamoci. Evidentemente c'è un meccanismo di base che ci fa invecchiare, sì. E uno dei meccanismi di base che ci fa invecchiare è proprio questo, il fatto che si sviluppa l'arteriosclerosi, questa sindrome metabolica che ha tanti nomi, tante cause, ma in realtà non è vero, perché la causa primaria è che noi non riusciamo a metabolizzare quello che ingeriamo. È ovvio che allora le diete, questo, quell'altro e la metformina,
e chi ne ha più ne ha più ne metta, ma in realtà la causa primaria della sindrome metabolica e del vostro invecchiamento metabolico che porta a tutti i tipici disturbi di cui si parla tanto e per il quale si usano tanti farmaci è la nostra incapacità di bruciare gli zuccheri. E questo è dovuto che col tempo si ha la povera insulina che è prodotta dal povero pancreas che viene sollecitato, specialmente io immagino cosa sarà dei bambini che mangiano zuccheri adesso a non finire. Questi poverini io li vedo a sviluppare... Zuccheri e carboidrati. I carboidrati, sì, carboidrati, zuccheri, sì. Carboidrati, pane, pasta, no, mangiano pizza. Anche tonnellate di zucchero ecco, semplice. Qui inevitabilmente diventeranno diabetici e poi svilupperanno la sindrome metabolica. E questo è prevedibile al 100%, quindi io non faccio, non mi occupo di queste cose se non scientificamente, mi sono fatto le ossa con molti pazienti, migliaia, e vi posso dire che in fondo tutti questi problemi, nomi, malattie che, di cui si parla tanto, sono riconducibili al fatto che il pancreas, le isole di Langerhans, le cellule beta non riescono più a produrre insulina. Oltretutto, col tempo, l'insulina non riesce più neanche a funzionare perché i recettori dell'insulina diventano insensibili e quindi si crea un circolo vizioso che porta a che cosa? A tutte le espressioni dell'arteriosclerosi, quindi iperglicemia, sclerosi dei vasi, tessuti, demenza, senile, o quello che si vuole. Quindi, semplicemente al fatto che noi non riusciamo più a mantenere pervi tutti i nostri vasi, piccoli o grandi, quindi l'ictus, le ostruzioni, gli infarti stessi, certo. Sono tutte dovute alla stessa cosa, quindi è una semplificazione enorme di problemi apparentemente complessi. Rifiuto categoricamente di accettare il fatto che la sindrome metabolica X sia dovuta a questo, a questo, a questo. Sono conseguenze del fatto che il pancreas non produce più insulina oppure che i tessuti sono diventati resistenti all'insulina. Dopodiché cresce la glicemia e cosa produce? Danni gravi a tutti i livelli. Sì, noi abbiamo visto anche ecco. Al rischio tumorale perché è intimamente collegato a quello. Quindi cerchiamo ma di fare durante chiarezza. La pausa pubblicitaria si accennava a qualche cosa di estremamente più, diciamo, più nuovo anche come approccio. Il tema che calano gli ormoni e che dietro tutto questo c'è una regia ormonale in sostanza. Possiamo qui dobbiamo confermarlo anche i nostri. Vediamo molto in velocità le slide di prima, chiediamo supporto alla regia, quelle relative appunto alla sindrome metabolica, quindi, però molto velocemente, ecco. Questo è il risultato. Ci sono anche delle belle. Sì, ecco, questo in sostanza è quello che un pochino esatto, tutti comunque, noi lo possiamo sentir dire da vari medici, da vari esperti. Ecco, sì. Ricerca. Allora, lasciamo le tabelle e parliamo con le parole del professore appunto. Ecco. Sindrome metabolica, invecchiamento, aterosclerosi. Ecco, qui però, qui c'è una cosa che dovremmo commentare insieme. Non è una strana coincidenza che questa sindrome insorga dopo i 45 anni, allorquando incomincia il declino della maggior parte degli ormoni. Assolutamente è sì. È questa la grande perché novità. Perché la desincronizzazione ormonale che parte dalla pineale, dall'ipofisi, che gestisce tutti gli ormoni, si ha non un calo, si ha, come io ho spiegato e spiego alla scuola medica, una desincronizzazione dei rapporti tra gli ormoni, che sono sincronici tra di loro. E questo è un punto nuovo che abbiamo noi lanciato in questa scuola medica, proprio perché gli ormoni, non è che un ormone, l'ormone della crescita, il tireotropo, il GH, va per conto suo, parlano tra di loro
è un reticolo di interconnessioni precise, come io descrivo la tela del ragno, che il ragno fa la tela ormonale. Sono tutti i fili della tela, sono collegati tra di loro nel ragno, e il ragno chi è? Chi controlla la tela? E chi controlla la tela? Ormoni principalmente, quali sono gli ormoni coinvolti? Il GH, l'ormone della crescita, oppure chiamato anche STH, anche quelli sessuali, il TSH, l'ormone che controlla la tiroide, la CTH che controlla i surreni, quindi gli ormoni steroidi, e poi le GH che sono le gonadotropine, no? Che controllano le gonadi, o le ovaie, i testicoli. Sono questi gli ormoni importanti. E devono sempre dialogare tra di loro, ma nel corso della vita, quindi nel corso degli anni, con l'avanzamento. Capito? Questo è il dramma. Che c'è un programma dove tutto viene regolato, cioè ti dicono quando devi avere la prima mestruazione, o quando c'è una spermatogenesi attiva nell'uomo, quando la donna dovrà andare in menopausa o l'uomo incomincia un declino anche, diciamo, ormonale, perché non è solo appannaggio della donna il declino ormonale, ma anche degli uomini. Quindi, diciamo, torniamo sempre lì a questo controllo pinealico. Ora, che si voglia o non si voglia, il problema c'è. Perché l'ha dimostrato, perché forse io quando mi sono formato all'università della pineale non si parlava proprio, cioè si dice che è una ghiandola che sta lì, che poi si atrofizza, che produce sta melatonina, ma non se ne sapeva esattamente che cosa faceva. Cioè non veniva data alcuna importanza, d'accordo? Invece questi trapianti sulla ghiandola pineale hanno svelato questo mistero. Cioè che insomma, questo è un dato di fatto ripetibile, no? Perché la scienza è fatta di anche se non lo ripetono, chiaramente. No, ripetibile perché fastidio. Uno potrebbe ripeterlo e verificare o smentire quello che è stato fatto. Melatonin Miracle è basato su questi cioè, quando tu pineale. Prendi la pineale del topo giovane e la metti nel topo vecchio, il topo giovane ringiovanisce. Nel senso che il topo vecchio, ringiovanisce non solo su quello che è l'aspetto esteriore, perché uno potrebbe dire, ah va bene, sì, un po' il pelo più lucido, l'occhio più vivace, no? Sì. Però tutti gli esami, poi le dissezioni eccetera eccetera, hanno messo in evidenza che c'è un rinvigorimento dei tessuti, i parametri, gli ormoni steroidi, la tiroide, quindi vuol dire che è lì veramente la chiave. Allora che noi troviamo la molecola più moderna possibile per far assorbire la glicemia, per ridurre il livello di glicemia, ok, va benissimo, non dobbiamo dire di no, ma non trascuriamo il ruolo centrale, abbiamo fatto ben poco. E questo è l'errore, secondo me, sistematico della medicina moderna. Cioè noi vogliamo utilizzare l'emergenza per la cronicità. Non è così. L'emergenza significa trovare il farmaco contro qualcosa, cioè contraria contraria contraris curantur, cioè il contrario per curare un sintomo. E va benissimo, emergenza però, acuzia. Emergenza. Ma in cronicità non funziona così, perché i fattori che intervengono nella cronicità non sono quelli dell'emergenza. Quindi tu devi parlare un linguaggio diverso, un linguaggio possibile, questo noi proponiamo. Semplificando al massimo, perché questa è un po' la parola d'ordine della nostra serata insieme, professor Pierpaoli, se fosse etico e si potesse fare un trapianto di pineali giovani nelle persone che incominciano. Non funzionerebbe. Perché verrebbe rigettato il tessuto. Però io ho superato il problema del rigetto, ma meglio non parlare. Sarebbe etico, perché si scatenerebbe. Sì, guardi, ma lei deve capire. Già c'è un traffico di esseri umani, e posso intuire di pineale non sono neanche necessari. Perché lei ha trovato l'escamotage, certamente. Anni di studio, libri che poi vi farò, vi mostrerò, hanno portato il professor Pierpaoli a denunciare questa straordinaria verità, che se noi mettiamo un po' a riposo la ghiandola pineale, così impegnata durante la notte a produrre la melatonina,
noi possiamo rallentare l'orologio della vita. 100% no? Sicuro. Ecco, a lei però la parola. Mi hanno dato ascolto negli Stati Uniti, però la cosa più interessante che è avvenuta, che neanche, nonostante la drammaticità degli esperimenti di trapianti pineale, non sono stati ripetuti. Sa perché? Ne hanno paura. Beh, perché qui stiamo andando forse direttamente proprio alla chiave della vita. Lei più volte ci ha detto che la pineale comunque ha in mano tutta la programmazione pochi, della nostra vita sino alla morte. Però effettivamente questo è stato il libro che gli ha regalato comunque la popolarità in tutto il mondo. È il libro che mi ha liberato dalla schiavitù, caro lei, perché se non c'erano gli Stati Uniti d'America non si parlerebbe di pineale, di melatonina, tanto meno del sottoscritto, a me non importa, però la realtà è drammatica di quello che è successo e quindi ecco che mi accingo a tornare negli Stati Uniti per portare un'altra scoperta, appunto, perché l'Europa da questo punto di vista è mille anni indietro. È più chiusa. Senta, quindi venendo al tema della serata, abbiamo parlato di sindrome metabolica e di aterosclerosi. Sappiamo tutti che cosa succede se si riduce troppo il lume appunto dei nostri vasi. Certo. È veramente una tragedia via l'altra. Quindi, diciamo, la teoria e anche probabilmente sicuramente la pratica è che se noi riusciamo a risincronizzare, mantenere la sincronizzazione dei nostri ormoni, certo, e lo facciamo attraverso la somministrazione di melatonina, quindi tenendo un po' a riposo la pineale, noi otterremmo anche un beneficio sulla sindrome metabolica? Assolutamente, a tutti i livelli. Si tratta quindi è la prima cosa che dobbiamo fare. La prima cosa che dobbiamo fare, tra l'altro nel lavoro che abbiamo fatto con le donne in perimenopausa, 140 donne da 42 a 62 anni, dove addirittura una donna in menopausa da 3 anni ha ripreso il ciclo, qui è stato visto che le donne che reagivano meglio alla melatonina nel periodo di 6 mesi che prendevano di notte, misurando la melatonina nella saliva, facevamo le misurazioni nella saliva prima di iniziare l'esperimento, sapete chi erano le donne che reagivano meglio al trattamento? Quelle che all'inizio avevano i più bassi livelli di melatonina. Cioè, ne avevano più bisogno. Capisce. Poi venne fuori. Cioè, la loro condizione, magari di una menopausa precoce, con disturbi, cioè, era condizionante e quindi condizionante dalla melatonina, cioè, ossia dalla ghiandola pineale, perché è sempre questo poi l'errore, perché noi parliamo di melatonina, però dimentichiamo che il meccanismo che ci interessa non è la melatonina in quanto sostanza, prova ne è che noi utilizziamo una melatonina da 1 mg, d'accordo? E si riesce comunque ad avere lo stesso effetto sulla ghiandola pineale che è l'obiettivo del nostro lavoro. Cioè noi non vogliamo utilizzare la melatonina a dosi ponderali per quelli che sono gli effetti della melatonina anche, sui tessuti, perché insomma c'è un sacco di effetti positivi la melatonina in quanto tale, ma ancora una volta il professore, cioè noi comunque con la scuola vogliamo andare oltre, cioè vogliamo vedere di interferire con processi più sottili, usiamo questo termine, più delicati, più meno noti probabilmente ancora oggi nella scienza, che vanno a regolare questi complessi fenomeni che è il nostro corpo, perché sì, noi troviamo una molecola, troviamo un pezzo di una cosa, ma ce ne sfuggono migliaia ancora intorno. Però cerchiamo di puntualizzare sui fatti fondamentali, come per esempio cosa serve alla melatonina. La melatonina serve a mettere a riposo la ghiandola pineale. La ghiandola pineale non la produce, si riposa, perché produrre la melatonina di notte è faticoso con due processi enzimatici. Cosa fa la pineale quando sente che c'è melatonina circolante? Non la produce. E cosa fa? Si riposa. Se smetti poi di assumere la melatonina, la pineale è meno vecchia di prima, perché non solo non si è alterata, ma si è ringiovanita. Poi un'altra cosa fondamentale, per favore, che deve essere
inchiodata nella testa di tutti, è che la melatonina non ha una funzione, una valenza quantitativa, ma qualitativa, nel senso che la pineale produce la melatonina di notte, quindi anche nei mammiferi, pure nei topi, che sono animali notturni, producono la melatonina di notte, i topolini, e fanno un picco verso le 1 di notte. L'uomo produce melatonina, con un uomo normale, un ragazzo, giovane, ne produce in quantità, a che ora? Tra la 1 e le 3 di notte produce il picco melatoninico. Il trick che noi abbiamo escogitato è di creare una melatonina, zinco, selenio, poi la storia dello zinco è affascinante, vabbè. Poi ce lo dice, che però fa un picco all'ora in cui la pineale la producerebbe. Allora cosa fa la pineale? Si riposa. La melatonina che... Quindi ho studiato, non sono tanti tutte anni uguali fa, le melatonine che ci sono in commercio. Ma neanche per idea, assolutamente. Sono il frutto di fantasia macabra. Perché, scusi, se la melatonina non produce, che noi ingeriamo, non produce il picco notturno, non funziona, perché non mette a riposo la ghiandola pineale. Quindi è tutto falsificato. O quantomeno, scusa, Walter, non funziona nell'obiettivo... Sì. Che ci proponiamo, sì, non è d'accordo, che fa male. Cioè, non è che fa male, no, cioè, voglio io dire, ho però... passato mesi a studiare. Perché è stata molto svilita la melatonina anche qualche decennio fa, nel senso che la si è relegata a sonnifero. Innanzitutto è sempre stata definita un ormone, ma lei ci ha insegnato che ormone non è. Ma è sempre stata legata al tema del sonno, del jet lag e di queste cose. Perché faceva comodo. Ok, funziona sicuramente, certo, utilissima. Certamente. Chi viaggia parecchio, chi lavora. Questo è sempre l'errore dell'acuto e del cronico. Cioè, che cosa vuoi vedere in un processo? Il processo dell'immediato o vuoi prevedere un processo a lungo termine? A lungo termine. Comprende qual è la noi differenza? Noi vogliamo evitare l'invecchiamento, il metabolico. se noi non mettiamo a riposo la ghiandola pineale, noi invecchiamo matematicamente. Se proprio dobbiamo partire, facciamolo il più lontano possibile e con stile, facciamolo con stile. Quindi okay. L'abbiamo dimostrato, ma evidentemente non certo. Capisco perché. No, questi sono concetti che in tutti i nostri fortunati incontri insieme cerchiamo di ripetere, perché purtroppo sono molto veicolati nelle nostre trasmissioni, ma ancora forse non sono stati recepiti bene da tutti. Per chiarire, poi voglio dire, cosa c'è in giro anche, no? Di lavori, di cose che indubbiamente hanno la loro validità, hanno la loro valenza, nessuno vuole andare a mettere in discussione. Ma, ripeto, il nostro lavoro è preciso, cioè è puntuale su un certo tipo di discorso, che è quello della ghiandola pineale e della risincronizzazione interormonale. Quindi questo deve essere chiaro, e quindi anche noi portiamo la nostra chiave di lettura nelle problematiche che veniamo ad affrontare, vuoi la sindrome metabolica, vuoi le malattie neurovegetative o disturbi disfunzionali. E i risultati, professore, arrivano, cioè lei diceva, lo diceva anche con una certa veemenza a inizio puntata, non è vero che se ci sono le placche queste sono irreversibili, che una persona anziana chiunque anche a negarlo. Glielo si può dimostrare prendendo un povero vecchietto pieno di placche, e te lo dico io. Innanzitutto devi risincronizzarlo, che praticamente torna in una fase giovanile del suo metabolismo. E poi le placche non sono lì fisse, si disgregano. Però questo qui è una grande sfida. Io non aspetterei a far sgretolare le placche, io vedrei di prevenirle. La prevenzione è importantissima e tutte le malattie si prevengono. Quello che dicevo io era un po' stravagante, il fatto che, però l'ho trovato, l'ho letto, non è che l'ho inventato, che già noi incominciamo a sporcare i nostri vasi proprio anche dai primi anni di vita, in sostanza. Dipende dalla genetica, signora, dallo stile di vita, dall'alimentazione. La genetica è molto importante nelle famiglie, scusi. Le dicevo, ci sono zone in Italia, lì al centro, all'interno,
dove sono popolazioni che si sono tenute tra di loro per generazioni e generazioni, muoiono tutti di ictus e di infarto. Se vuole glielo posso dire dove, in queste zone, della Valle dell'Iri, mi ricordo, io sono stato lì molti anni fa a controllare questa strana storia, triste storia. Quindi anche la genetica. C'avevano tutti morti per incidenti cerebrovascolari cardiovascolari, e anche perché magari c'era... In età precoce. Ma si sposavano anche spesso tra un po' consanguini magari, sì, ecco, perché sono piccole comunità. Sì, sì, sì. Va bene, quindi sicuramente la genetica ha la sua importanza, ma oggi ci dicono che anche l'epigenetica è veramente fondamentale. Ora quanto mai. Certo. E quindi, per venire a un discorso che sia utile ai nostri telespettatori, se siamo tutti un po' in odore di sindrome metabolica, abbiamo superato, diciamo, l'età della giovinezza, dove le cose sono un pochino tutte più semplici, abbiamo gli ormoni che ci proteggono, noi dobbiamo veramente allora puntare su una melatonina giusta. La melatonina che fa il picco notturno. E ai vostri pazienti quali altre cose suggerite? È un fatto globale, psicosomatico al 100%, cioè io parlo della sindrome metabolica, ma c'è dietro tutte le altre patologie tumorali o, diciamo, neurodegenerative, che sono le più comuni. E qui si parla di reversione, inversione dell'invecchiamento, impedire che l'invecchiamento avanzi, niente po' di meno. Qui non si parla di questo o di quell'altro, perché le cause sono univoche, sono sempre le stesse e nella loro semplicità sfuggono all'attenzione, perché siamo abituati a complicare, poi complichiamo perché non capiamo. Certo, ma professor Pierpaoli, mi è capitato di assistere in alcune conferenze e anche di vedere storie di pazienti con sindrome metabolica anche relativamente giovani, non ancora quarantenni. Certo, come no. Ecco, e quindi come cosa significa? Che questi erano giovani vecchi allora? No, già hanno la genetica, per cui per esempio sviluppano la sindrome metabolica presto, perché per esempio non metabolizzano gli zuccheri, i carboidrati, no? E questo è un fatto genetico. Certo, si nasce poi anche a volte con un pancreas che è molto meno efficiente di alcune persone. Vediamo. In generale si fa un discorso generale, poi ci sono drammaticamente i casi particolari. Evidentemente sono a rischio enorme, ma oramai è troppo tardi. Io vedo uno sfascelo completo della popolazione mondiale. In generale mettere su addome, pancia è sempre indice di rischio. Chiaramente stile di vita. E poi manca più anche in queste persone che si nutrono in modo sbagliato, manca la consapevolezza, no? È quasi una specie di inconscio suicidio che loro operano su di sé, perché non percepiscono il pericolo, anche se glielo vai a dire. Dovresti mettere in un campo di concentramento e dirgli adesso t'arrangi. Lì nessuno era grasso. Sì, oppure non fumare. È una tragedia globale. Cioè. Noi non possiamo più fermarlo questo andazzo. E come fa a dire a un bambino non usare le apparecchiature, questo, quell'altro, non mangiare zucchero, mangiare tutte queste porcherie a base di zucchero, che quando io ero giovane non esisteva niente. Si mangiava a Pasqua, a Natale, i dolci, la torta, basta, il panettone, adesso è una cosa di un'estrema disponibilità orrore di cibo, e non è cibo di qualità, no, oltretutto. Poi oltretutto lo stile di vita, i bambini devono andare a letto la sera, spegnere la luce, punto e basta, niente televisione dopo le 9, 9 e mezzo, devono dormire al buio, devono dormire al buio in una camera ben aereata. Insomma, cosa possiamo fare? Dipende da chi? Dai genitori, dalla famiglia, dalla consapevolezza dei genitori. Invece di viziarli in un modo o nell'altro, basta. Cosa fai con questo apparecchietto? Via. Cosa fai con sta roba in mano? Via. E questo dipende dalle famiglie. E anche dovrebbe dipendere anche dalla scuola, a dire la verità. Questo dovrebbe essere un insegnamento primario nella scuola. Lo stile di vita dei bambini. Non penso che lo fanno. O non sono consapevoli manco i genitori.
Sì, mangia, mangia, poi verrà. Mangia, mangia, sì. Beh, guardate che a volte anche nelle diete scolastiche non è che, non so, a volte mi chiedo se hanno le idee chiare i nutrizionisti che hanno ispirato certi menù, proprio di no. Perché vediamo certe accozzaglie. Quindi, per semplificare molto per i nostri telespettatori, allora, il processo dell'invecchiamento probabilmente è inevitabile, ma possiamo almeno arginarlo, insomma. Drammaticamente arginarlo, se ci pensiamo prima. Beh, io se guardo lei la vedo anche ringiovanita, sa? Beh, io ho dei segreti. Ai segreti? Sì, adesso vado negli Stati Uniti di nuovo, perché ho bisogno di... degli Stati Uniti per continuare, qui non è possibile. Quindi questa sarà una delle nostre ultime no, puntate? No, io vado negli Stati Uniti per mettere, e torna. Anche il dottore viene con, per mettere in piedi una scuola medica a New York. Grazie, scuola perché mi stavo un po' allarmando. No, stia tranquilla, io in Italia ci sto bene, Fano si sta bene. Diciamo, sono un po' rimbambiti, però diciamo brava gente, ecco, buona gente. No, io vado perché certe cose le posso fare negli Stati Uniti dove sono amato, apprezzato, venerato e quindi mi sento compensato dei miei sacrifici personali. Dico, vedi come mi vogliono bene e non devo convincere nessuno negli Stati Uniti perché sono... Quando mi conosce l'NIH, l'FDA, il Food and Drug, tutti mi conoscono. E quindi... Benissimo. Ecco, intanto io vi voglio sottolineare questo. Perché voi tenete dei corsi anche per persone semplicemente appassionate o solo per laureati Dunque, in medicina, abbiamo deciso perché i medici hanno un atteggiamento piuttosto retrivo. E quindi quelli che vengono, sì, fanno il corso, sono bravi, però ci sono delle persone che si occupano di nutrizionismo, nutrizione, di naturopatie, che io apprezzo molto perché sono estremamente curiosi, appassionati, entusiasti. E allora ho deciso che possono venire anche al corso di medicina. Bene. Anche perché soprattutto deve cambiare un atteggiamento culturale e di conoscenza. Cioè più gente conosce, più è facile che un processo di cambiamento avvenga. Giusto. Se lo facciamo, abbiamo visto che... Io ho fatto questa esperienza, quando ho incominciato a occuparmi di omeopatia, moltissimi anni fa ormai, mi ricordo che in Italia eravamo uno sparuto gruppo di medici. Oggi si parla di omeopatia dappertutto, è una cosa condivisa, quindi che cosa è accaduto? Non è che le istituzioni hanno favorito questo tipo di processo, ma è la gente. Quindi, è stato un movimento dal basso, certo. D'accordo, sì. Quindi secondo me anche in questo senso dobbiamo fare questo tipo di cambiamento, perché al di là che tu puoi adoperare la metodica, gli ormoni non ormoni, gli ormoni tiroidei o piuttosto gli steroidi che sono di stretta pertinenza e competenza del medico, però capire, comprendere, ti può aiutare nella tua pratica medica, perché se sia che tu faccia il nutrizionista, sia che faccia l'osteopata, cioè se questa informazione, questa conoscenza questa ti può arricchire, ti può ampliare il tuo bagaglio, sicuramente il tuo approccio al poi paziente ne gioverà. E quindi cambia la mentalità del terapeuta, cambia la mentalità del paziente e quindi si crea piano piano una nuova consapevolezza. E non è tanto il fatto che tutti debbano prendere la melatonina di Pierpaoli, perché non stiamo qui a vendere la melatonina, voglio dire, ma soprattutto capire che ci sono processi altri, d'accordo? Che non è solo quello che vediamo, non è l'ultima molecola, la sola e l'unica possibile soluzione a problemi. Molto bene. Pausa pubblicitaria, molto veloce come sempre, oltretutto ultimamente le nostre pubblicità stavano diventando molto interessanti, pubblicizziamo libri, prodotti naturali, bravissimo. E quindi ci stiamo anche specializzando in questo, ringrazio molto i nostri sponsor. Contribuire al vostro successo, al 100% ve lo meritate, siete fantastici in questo paese, in questo settore, no? Sono commossa. Tenendoci collegati io darò il meglio che posso alla vostra emittente. Sì. La ringrazio tanto, siamo onorati della sua presenza davvero. No, io onorati, io vado dove mi porta il destino, adesso voi capite e qui abbiamo appena sfiorato il problema perché poi dietro c'è tutto. Ne parliamo subito dopo la pubblicità, sì. Infatti, grazie. Prego.
Ben ritrovati. Allora, ora ci soffermeremo in modo particolare su qualche ormone un po' emblematico di questa storia dell'invecchiamento che appunto viene anche programmato proprio dalla nostra pineale. Però siccome durante la pubblicità il dottor Pierpaoli, il professor Pierpaoli diceva se la gente leggesse, bene, riparto da qui. Se vi venisse voglia di leggere, approfondire la materia, ad esempio della pineale e della melatonina, L'orologio della vita, è stato un bellissimo libro. Sì. E il tema l'orologio sì. È proprio... Cadisce i tempi della vita, tutti. Perché è così. Sì. In una bella puntata mi ricordo che abbiamo detto che la nostra pineale ha già anche la data della nostra morte, sì. Non diciamo la data del calendario. Sì, programma però, la nostra morte. Esatto, mm-hmm. Già da quando nasciamo. E quindi bisogna impedire. La chiave della vita. Beh, quello è il libro americano che illustra questi trapianti, tutto il suo lavoro, revisionato in italiano per gli italiani. Certo. Sì. I pazienti felici, questo è veramente... Beh, dovrebbe essere un libro alto così, però ci siamo limitati a pochi. Ma lei, veramente, sì, io ho anche quello inglese, quello originale, la versione inglese so che è molto più corposo. Comunque, i pazienti felici sono quelli del professor Pierpaoli e del dottor Marroccoli, che ritrovano la giovinezza di... e la salute, ovviamente. Esplodono di gioia di vivere. E l'uomo senza età. Anche questo è già nel titolo, è un libro molto interessante con vari capitoli, vari argomenti che secondo me vale la pena di leggere, sono molti consigli anche. Quanto tempo fa l'hai scritto quel libro? Profetico, no? Rispetto alle tue nuove scoperte. Sì, no, L'uomo senza età l'ho scritto, non mi ricordo, un po' di anni fa, un pezzo per volta, ma stampato. Comunque sono sì. Tutti molto belli e tutti... devo dire di facile lettura, perché benché siano scritti da uno scienziato ha anche il dono della... Ma se non si capiscono della... vuol sì. Dire che c'è qualcosa che non va, scusi. No, ha ragione, però sa, a volte ci sono delle cose sì. Estremamente complicate, un pochino più complicato, infatti io mi sono un po' intimorita. Il trattato. Non ho letto e... Ce l'ho a casa come un dono prezioso, ma guarda che però incomincerò a leggerlo, lega, il manuale di medicina, che è il suo ultimo lavoro. Che anche in inglese penso che sia un grande vantaggio. Perfetto. Averlo disponibile. Bene, chiedo aiuto al dottor Marroccoli appunto per entrare dalla... Non è proprio entrare dalla porta di servizio, perché forse entrare anche da un bel portoncino, se non quello principale. L'esempio degli ormoni, no, che lei mi citava prima. Sì, sì, diciamo, quando abbiamo parlato di middle age, cioè l'età media, no? In uh-huh. Realtà è uno spartiacque, no? Tra un momento della nostra vita ed un altro momento. Pierpaoli con le sue ricerche e con le sue... E con i suoi documenti, le sue conferenze di Stromboli, dove ripetutamente hanno affrontato il discorso appunto dell'invecchiamento, dell'inversione dell'invecchiamento e così via. E in realtà noi ci occupiamo del nostro processo di invecchiamento quando arriviamo ai 50 anni. Quindi la domanda che mi sono posto io, non perché faccio il ginecologo, ma soprattutto perché faccio il ginecologo, è che in realtà ci sono dei cambiamenti importanti nella donna, con la perimenopausa, climaterio, menopausa, ma anche nell'uomo, perché ripeto, questo aspetto viene spesso trascurato, cioè noi siamo maschietti, siamo un po' presi dal nostro macismo, usiamo questo termine, diciamo che o ne parliamo meno, ci occupiamo meno, diciamo, di queste problematiche, ma questi cambiamenti coincidono, quindi vuol dire che siamo fatti allo stesso modo, al di là della, come dire, manifestazione evidente che nella donna c'è la mancanza della mestruazione, però l'età, voglio dire, rappresenta questo limite dell'età, rappresenta un traguardo comune. Quindi se esiste un programma, mi sono incuriosito nel vedere quali sono gli ormoni che più di altri magari intervengono. Allora, tutti gli ormoni mediamente declinano gradualmente con l'età. Oltre a declinare, cioè a ridursi progressivamente, perdono la loro efficacia e la loro efficienza. Perché gli ormoni agiscono con un meccanismo molto particolare che è dentro la cellula. Quindi quando tu vai a fare l'esame degli ormoni non è detto che capisci che cosa sta succedendo. Tu puoi avere degli esami normali, però funzioni che non vanno.
E quindi già questo ti pone, e quindi interveniamo in quello che parla, di cui parla il professor Pierpaoli, che è la sincronia. Quindi in realtà non è che cambia necessariamente la quantità di ormone apparentemente prodotto, ma come questo ormone agisce e come agisce in sincronia o in sintonia con altri. Ora, diciamo, quello che cambia in maniera più grossolana però nella età media sono per la donna il progesterone, perché nel momento in cui la donna non ha più le mestruazioni, l'ormone che non viene più prodotto o se ne produce una quantità minima a livello surrenalico è il progesterone, mentre continua a essere prodotto l'estrogeno. Quindi, ed è per l'uomo, si riduce o cambia l'attività del testosterone. Quindi, diciamo, nell'approccio anche a questa sindrome metabolica mi sono chiesto, ma perché i 45, i 50 anni o comunque i 42? Però mediamente, se vediamo, è dopo i 45 che compare. Ci sono dei fenomeni, come diceva prima, giovanili, dove lì ci sono persone molto più giovani, però spesso cosa hanno? Hanno l'ipercolesterolemia magari, la comparsa di un diabete tipo 2, ma non hanno i sintomi e le manifestazioni della sindrome, quindi con il rischio cardiovascolare, eccetera, eccetera. Quindi è più dopo quest'altra fascia d'età. Quindi ritengo che questi ormoni giochino un ruolo molto importante nella vitalità dell'individuo, oltre che nella vitalità dei tessuti. E quindi mi sono messo a vedere, a fare un po' ricerche, a vedere da una parte e dall'altra cosa c'era, e ho scoperto con piacere che sempre ci sono medici che lavorano magari sempre di nicchia, con lavori particolari, con attenzione eccetera eccetera, che addirittura c'è un medico danese che per oltre 30 anni ha trattato praticamente le patologie cardiovascolari con testosterone, con dei risultati interessanti. Col testosterone? Col testosterone. Sì, perché anche le donne producono testosterone. E tanto che è partito uno studio in Olanda un paio di anni fa, perché vogliono vedere quanto la terapia con questi steroidi può migliorare la qualità della vita nella seconda metà della vita. Quindi non tanto solo sull'aspetto genitale, perché questo è il nostro limite, di essere focalizzati su funzioni primarie. Quindi se la donna non ha le mestruazioni, vabbè, che serve il progesterone? Ormai non ha più le mestruazioni. O se l'uomo è arrivato a 70 anni dice, vabbè sì, è normale che ha 70 anni. Ma l'influenza di questi ormoni è per la vitalità e la giovanilità, perché tutti questi ormoni hanno delle funzioni al di là dell'aspetto genitale, quindi servono a mantenere attivi e vivaci i tessuti, il cervello, la pelle, sì, il connettivo, perché, esatto, le arterie. Non è solo l'aspetto esteriore, ma anche il proprio, infatti, ad esempio, al di là dell'aspetto l'efficienza esteriore. Il problema cervello. È che tu puoi trovare una persona che apparentemente, voglio dire, è giovane, però ha funzioni, diciamo, un po' decadute. Un po', esatto, di declino, cognitivo. Ecco. Sì, quindi, che è quello o viceversa. Che forse quindi a noi interessa. A me spaventa. Quindi, diciamo, questo tipo di approccio mi ha portato a incontrare altri autori. Ecco, mi faccia capire bene, dottor Maroccoli, quindi stiamo rivalutando qui la terapia ormonale? Guardi, è uscito un lavoro recentemente. Perché è stata molto... È stata molto bistrattata cosa, però dipende sempre come bistrattata, cioè abbiamo tutti paura. Guardi, è uscito un lavoro recentemente in, tumore, in Irlanda, è stato pubblicato un lavoro in Irlanda su 50.000 donne seguite per 30 anni, il 12% in meno di eventi avversi di tutti i tipi. Con la sostituzione. Quindi, diciamo, non voglio entrare nello specifico, nella terapia sostitutiva, quale, come e così, eccetera, eccetera, perché ci sono molte discussioni, anche perché dipende dagli ormoni che adopera, i metaboliti, quanto, come li adoperi, eccetera, eccetera. Però, voglio dire, rimaniamo a fare una considerazione. Gli ormoni possono essere la chiave di lettura di questo processo? Rimaniamo nella sindrome metabolica? Per me la risposta è sì. È sì, perché se tu cambi l'assetto ormonale, e io lo posso dire perché l'ho visto, le ho viste queste cose, migliorano parametri metabolici, colesterolo, tutto, trigliceridi, pressione, vitalità, concentrazione, presenza, voglia di fare. Quando si dice l'uomo è diventato pantofolaio, che significa? Ha perso la grinta, ha perso la voglia di fare, e la grinta e la voglia di fare è legata al testosterone. Il testosterone è l'ormone anche della sessualità, ma anche l'ormone dell'affermazione, del decisionismo, no?
Questo lo sappiamo, alcune volte ci dicono alle donne, ah, c'ha i pantaloni, si diceva anticamente, no? Questo per dire che è una donna che ha grande grinta, grande potere decisivo, decisionale soprattutto. E quindi gli ormoni hanno sentimenti, d'accordo? Cioè non sono solo delle molecole grossolane che fanno funzioni, voglio dire, tipo la mestruazione o l'erezione nel caso dell'uomo, ma hanno sentimenti. Chi va in deficit di testosterone diventa triste, depresso. Non ha voglia di fare niente, non ha voglia di intraprendere... E anche le donne. E anche le donne. Le donne, ecco, sì. Senza testosterone ridotte alla disperazione. Testosterone? Testosterone. Perché l'ovaio... Donne senza testosterone si buttano la testa contro il muro, perché è fondamentale anche per le donne, in piccola quantità. In piccola quantità. Altro che qui si parla di... L'ovaio donne. Produce, durante la fase, diciamo, fertile... Oltre agli estrogeni, il progesterone e il testosterone, ognuno in equilibrio chiaramente, in armonia. Sì, si è molto enfatizzato anche sul fatto che il testosterone nelle donne post-menopausa sarebbe utile per far risorgere il desiderio. Ecco, sì, è solo un aspetto, ma il libido sicuramente. Stiamo parlando sempre di un aspetto. Senza libido, in fondo, non c'è vita, non è che la libido. Ma ci sono le coppie che... È ovvio, no? L'uomo, cioè, è una tragedia, è le coppie, sai quante coppie vedo io in cui, voglio dire, hanno avuto figli, una famiglia felice, non ci sono problemi, però la donna lamenta che non ha più libido. Cioè... Si è spenta. Non è che bisogna avere la libido fino a 80 anni, bisogna mantenere un certo senso di affettuosità, di carezze, insomma, è la stessa essenza della vita, chiama l'amore, chiamalo come vuoi. Quindi la sessualità non si deve spegnere. Mai. Quindi direi che un certo quantità di piccola di testosterone. Perché ad esempio pensiamo che questo aspetto sia naturale, no? Cioè noi abbiamo l'idea che dopo i 50 anni o una donna che ha avuto figli è naturale che magari c'è meno desiderio. Ma vi posso garantire che conosco un sacco di donne che sono mie pazienti che invece hanno una vitalità e una sessualità dopo i 50 esattamente come era prima. Certo. Quindi vuol dire che in questa persona quegli ormoni che ci sono funzionano in armonia. Quindi non è solo una valutazione quantitativa, no, ma anche qualitativa. Finché c'è vita c'è sesso, ci deve essere in modo moderato, quindi anche qui ci sono tanti fraintesi, tante balle che vengono raccontate. Come ad esempio anche molti uomini, ad essere onesti, che apparentemente mostrano di avere, non esserci nessun problema, poi quando vai a vedere invece non c'è attenzione, non c'è più desiderio per la partner, ma non perché non piace più la partner o hanno altri interessi. Sì, perché viene semplificato così. No, perché voglio dire c'è meno, allora si parla, c'è sempre un grande tabù su queste cose, d'accordo? Allora uno preferisce prendere la pillolina blu, no, e risolvere la cosa piuttosto che affrontare il discorso, no? E perché o ci sono dei problemi di relazione, e vabbè, ma quella è tutt'altra storia, campo, voglio dire, sì, non esatto. È la nostra competenza. E poi, come abbiamo dimostrato negli esperimenti, senza infierire sui topolini, ma tenendoli a melatonina notturna, si mantiene la funzione sessuale. È la stessa la cosa, vitalità, il pelo, tutto. Ecco, sì, ma tu per prendi farci un capire sintomo. Bene. No, ascolti, ecco, prendi un sintomo, hanno mandato su questa diapositiva molto interessante, ma io vorrei prendere uno solo di questi sintomi, no? Prendiamo l'insonnia, sta qui, no? Sintomi del testosterone basso nella donna, questo lo dice la letteratura medica, non lo dice né il dottor Marrocco né il professor Pierpaoli, no? Se noi pensiamo di insonnia, che cosa si fa normalmente? Sei depresso, sì, devi prendere la pillola per dormire, certo, l'ipnoinducente. Sì. Questo per dire sempre, se ci stacchiamo dal particolare, ma incominciamo a vedere il generale, allora dobbiamo imparare ad avere una visione più globale del soggetto che è davanti. Allora non è che tutte le donne questo che hanno problemi di insonnia hanno problemi di testosterone, ma potrebbe esserci un qualche cosa che ha a che fare con gli steroidi sessuali. Questo è il solito... argomento. La melatonina ha un grande pregio, no? Lo studio della pineale, che permette di mettere a posto quello che è possibile mettere a posto da sola. Noi abbiamo un sacco di pazienti che si rivolgono da noi, che in autonomia hanno incominciato a prendere la melatonina da mesi
e magari ti raccontano, ah, dice, ma io prima, non so, avevo, non sognavo più e incomincio a sognare. Ah, prima avevo, non so, dei dolori al collo e non ce li ho più. Ah, stiamo parlando non di grandi patologie, parliamo di una serie di disturbi però che affliggono le persone, perché la nostra vita non è fatta delle patologie drammatiche solo, ma è fatta dei disturbi che tutti i giorni, no, ti rendono... spegni, letteralmente ti spegni. Poi spanderei due parole sul progesterone. Sì, ecco, no, ma per capirci bene, ma uno allora come se lo procura il testosterone? Procura, no, sì, ho usato un brutto termine, perché poi in pratica il giorno dopo saremo subissati di telefonate e allora... Ma tu, prendendo la melatonina... Risincronizzi il sistema alla base. Sì, possiamo pensare, quindi non c'è proprio bisogno di sostituirlo. Se tu dopo alcuni mesi, due, diciamo, ci diamo un periodo di 3 mesi, abbiamo stabilito questo tempo sulla base di alcune reazioni, eccetera. Viene ancora a mancare quell'aspetto che tu volevi affrontare, vuol dire che il tuo sistema da solo non ce la fa. Cioè, per varie carenze, perché capisco anche che se hai mangiato male per una vita, tardi, o hai fatto una vita terribile per problemi conflittuali, perché c'hai il gatto che non ti piace, o piuttosto hai avuto problemi economici, o piuttosto... È chiaro che puoi essere arrivato a un punto di, come dire, di rarefazione, di esaurimento di una serie di capacità del tuo sistema che non ti consentono, perché tu è vero che dai la melatonina e la pineale può fare il lavoro, ma deve avere una base su cui poter lavorare. E poi devi aspettare, devi essere cosciente, devi avere pazienza, devi essere perseverante. È tutto un segreto della vita, certo, di cui uno deve capire che cosa sta facendo. Certo. Progesterone? E dunque, il progesterone è mio amato, perché io quando ero in America, molti anni fa, ho conosciuto il professor John Lee della California, che ha passato la vita a studiare progesterone. E questa meravigliosa persona aveva elaborato una specie di marmellata di vegetali che contenevano i principi attivi proprio del progesterone. Aveva fatto una crema bellissima di cui io mi sono subito impossessato. Siamo diventati amici, lui ha scritto 3 libri sul progesterone, l'importanza del progesterone, credo che si possano comprare anche adesso questi libri. Sì, in inglese, su Amazon. In inglese, forse ci sono anche tradotti in italiano. No, non c'è in italiano. Le donne devono leggere. Comunque io subito me ne sono impossessato e poi l'ho conosciuto. E ce ne può parlare un po' della qualità del progesterone? Il progesterone, io sono tornato... Ma è prettamente femminile, no? Anche maschile, certo, il progesterone. Sì, non è anche dell'uomo, ma direi ma che è principalmente tipico della donna, il progesterone. Perché è prodotto dal corpo luteo, no? Dopo l'ovulazione. Poi dopo viene anche prodotto da altri organi. Secondo me, per la donna è il miracolo della vita, il progesterone, perché ha tante di quelle funzioni vitali a tutti i livelli e poi è innocuo, completamente innocuo, contrariamente a chi? Ai famigerati estrogeni. Gli estrogeni no, grazie, quelli sì che sono pericolosi, è un ormone protettivo a tutti i livelli. Quindi io mi sono entusiasmato, sono arrivato in Italia, l'ho dato da preparare a una farmacia che l'ha preparato secondo i principi del dottor Lee e è disponibile. Ma il progesterone lo puoi anche spalmare sul pane, male non ti fa, è la benedizione. Io non vendo progesterone, sia chiaro, però veramente lo raccomando a tutti in dose moderate, perché poi non hai bisogno di guardare il ciclo, perché se il ciclo non ce l'hai più, non importa, la prendi invece che secondo il principio dopo la mestruazione, quando i corpi lutei lo producono. Praticamente lo puoi prendere quando vuoi e mettere la sera, spalmato, moderatamente. Sotto forma quindi di crema di bellezza, sì, di giovinezza. Sì, esatto, sì, e questo è disponibile e anche documentato. Anche però se ne parla... La donna continua a produrre estrogeni, sì, no? Dopo la con l'arrivo della menopausa. Gli estrogeni continuano a essere prodotti sia dal surrene sia dal tessuto adiposo. Quindi il progesterone ti va un po' a calmare, diciamo, a come dire,
fa da calmiere, da bilancia, no? A questo iperestrogenismo relativo che si viene a creare nella donna. Infatti non è un caso che talune donne quando vanno in menopausa magari aumenta l'irritabilità. È ingiustificato, dice pure, sai, non ci stanno problemi anche, particolari. Come diceva giustamente, perché l'eccesso di estrogeni cosa porta nella donna? Indovina, indovinello, ai noduli al seno, che fanno la vita e la felicità di, milioni di specialisti. E questi si possono antagonizzare benissimo antagonizzando l'azione cancerogena degli estrogeni. Sono gli estrogeni che ti fanno venire il cancro. E quindi è un'azione protettiva fantastica, ne hai mai sentito parlare? Ma si rende conto allora in che mondo viviamo? Sono dati scientifici. Non se ne parla perché, lascio pensare voi male, perché non se ne parla. Le donne sono oggetto numero uno di sfruttamento da questo punto di vista, è una cosa vergognosa. E comunque se volete proteggervi dal cancro, prima o dopo la menopausa, usate la crema al progesterone naturale, è naturale, è un estratto naturale da un tipo di erba che contiene esattamente questa molecola. Ah, quindi deriva proprio da un vegetale? Certo, certo, è mica chimica. Meraviglioso. È meraviglioso, sì, più scopre di questo, se trovi i libri di John Lee si renderà conto. John Lee l'ho conosciuto, era un uomo meraviglioso, dolce, lui odiava l'industria chimica farmaceutica, perché dice ammazzano le donne, perché lui aveva capito, no, questo. E i suoi libri parlano di tutto, di menopausa, di prevenzione, di tumori. Queste allora, realtà. Per le donne c'è una, diciamo, una crema, ecco, una crema stata formulata. 5-10%. Per gli uomini no, però non c'è. Questa è la crema al testosterone. Ah, c'è la crema al testosterone. E come no? Certo. La domanda è perché la crema? Perché la crema ha il vantaggio, sono stati documentati con i dosaggi salivari degli ormoni, o anche i dosaggi ematici, si è visto che somministrando gli estrogeni, ma d'altronde esistono i cerottini, infatti io direi che questa tabella che appunto parla di estrogeni, cioè non è il caso che li andiamo a cercare, perché è chiaro, la natura te li dà nell'età feconda. Sì, e quindi la somministrazione transdermica di creme al progesterone e testosterone è in grado di comunque modificare i livelli ematici di questi ormoni. E soprattutto supera la barriera epatica, quindi voglio dire, hai un'azione diretta dell'ormone in circolo, non deve essere attivata a livello del fegato, quindi meno sovraccarico a livello epatico, tra virgolette, diciamo naturale, usiamo questo termine. È anche semplice da mettere, quindi come mimava il professore prima. Il testosterone la mattina, perché è un ormone di attività. Ah, quindi alla mattina, bisogna rispettare dei ritmi e il progesterone la sera. Allora, ripetiamo, per gli uomini il testosterone alla mattina. Invece per le donne la crema al progesterone alla sera, perché è una crema, ma messa solo sul viso, no? Dove si vuole, è una crema di bellezza. Si potrebbe mettere sul seno per prevenire? No. Sì. Sulle cosce, dappertutto. Senza esagerare. Pensa che si deve Poi c'è al 5-10% a seconda delle situazioni. E questa diversa disponibilità in percentuali 5-10%, da cosa dipende? Dall'età, dalle condizioni. Se le donne in perimenopausa, premenopausa, perimenopausa, menopausa, quindi naturalmente se una già in perimenopausa vuole riattivare l'ovulazione, allora se ne dà quello a 10%, che è comunque innocuo, intendiamoci bene, è antiestrogenico, che gli estrogeni sono nemici. Il progesterone è il grande amico della donna. Vede come noi parliamo di cose che secondo noi sono ovvie e invece risultano per la maggior parte delle persone misconosciute. Quindi sono felice che portiamo queste belle notizie per tutte le donne. Quindi noi donne spalmiamoci un po' di progesterone. Certo.
faremo qualcosa di utile anche alla salute, non solo salute, alla bellezza, tu, agli occhi, ai capelli, a tutto. Ma come? Anche sui capelli, sul cuoio capelluto? No, voglio dire, ha un'azione globale, no? Ah, quindi come assorbendola avremo un beneficio generale. Quindi mi fa molto piacere. Mentre per i signori uomini invece il testosterone. Quantità, poi dipende da lì, si può iniettare, eccetera. E naturalmente volevo organizzare una bella conferenza nazionale per le donne. E i signori che distribuiscono la melatonina erano molto interessati. Le donne hanno bisogno di sapere, di essere aiutate, di essere informate. Perché sono manipolate. Chiudo l'argomento. Comunque la melatonina, ad esempio, questo per ritornare, ha una particolare efficacia anche e soprattutto nelle donne in perimenopausa, menopausa, perché al di là di questa azione che ha sulla pineale, quindi questo lavoro che noi facciamo, ha anche un'azione nello spegnere, usiamo questo termine molto semplice, questa dominanza estrogenica, cioè abbassa la sensibilità dei recettori o dei tessuti agli estrogeni che naturalmente vengono prodotti da quella donna in quel momento particolare della vita. Quindi per dire, poi ci ritroviamo sempre a girare sempre sullo stesso tormentone, no? Vede, ci sono delle verità semplicissime che sono ignorate. Per quello io nel mio trattato di medicina, che è accessibile a uno intelligente, non c'ha bisogno di essere medico, proprio perché sono talmente logiche, talmente semplici, che vengono ignorate. Perché? Perché con le complicazioni si è creata questo tipo di medicina farmacologica che sta distruggendo la nostra popolazione. Ha capito? Quindi la logica della natura è così logica che sfugge alle menti. Certo. Elementi brillanti, perché non sono capaci di percepire. Quindi come la storia lì all'inizio, no? Che parlevamo di appunto cos'è alla base regolazione globale del corpo, la melatonina protegge la pineale regola i ritmi ormonali, quindi la insincronizzazione ormonale. Sono concetti fondamentali che però sfuggono. E quindi che ci puoi fare? Perché ci sono forze avverse, chiaro, che non hanno interesse a semplificare, ma a complicare. E come? Certo. Allora, adesso noi più o meno dovremmo osservare un'altra pausa pubblicitaria. Mi viene da chiederle però, visto che l'ha accennato prima e in qualche altra puntata lo aveva già fatto, la melatonina Pierpaoli è zinco-selenio. Ah, perché c'è lo zinco? È una bella storia. Ce lo dice dopo la pausa pubblicitaria? Sì, volentieri. Grazie. E lo zinco è importante. Cari telespettatori, quindi siamo partiti con la sindrome metabolica. Abbiamo parlato di aterosclerosi, ma siamo arrivati proprio al nodo principale nella seconda parte della trasmissione, quando abbiamo messo in relazione tutte queste patologie che hanno comunque una matrice comune, che è quella dell'invecchiamento, quindi una sorta di di inefficienza dei nostri ormoni, i quali ormoni, come sapete, sono orchestrati. Lo sapete e lo saprete sicuramente se ci seguite con attenzione, soprattutto chi ci segue da qualche anno e ha avuto la fortuna di incontrare anche tramite noi il professor Pierpaoli ed oggi anche il suo aiuto, il dottor Maroccoli. La melatonina del dottor Pierpaoli è la melatonina che raggiunge il picco, quello naturale della ghiandola pineale, il picco notturno. E quindi è questo il direttore d'orchestra, è questo che, facendo lavorare bene i nostri ormoni, impedisce che noi invecchiamo così male con tutte quelle patologie degenerative che portano veramente a un brutto declino. Allora, professore, ci siamo lasciati prima della pubblicità con la richiesta di spiegazione perché la melatonina del professor Pierpaoli
è zinco-selenio, cioè ha questa aggiunta particolare. Certo. Dopo l'esplosione del melatonin miracle, tutti che producevano melatonina in America, sì, yes, we have melatonin, però ancora non avevano capito che cosa significasse. Io nell'80 ho aspettato molti anni prima di dire ma qui non si può andare avanti così, bisogna creare una melatonina che risponda ai principi che io ho dimostrato con i miei esperimenti, quindi che produca un picco notturno. Allora andai dalla ditta Stroili a Zurigo e passai lì parecchio tempo, perché cosa feci? Studiai una formulazione di melatonina che producesse un picco notturno tra la 1 e le 3 di notte, quindi lavori per mostrare che quando tu ingerisci questa melatonina, prima che la melatonina faccia il picco, che è il picco naturale che noi produciamo in condizioni normali di giovanilità, di funzionalità, tra la 1 e le 3 di notte. E il problema non era la melatonina, era di trovare degli eccipienti i quali bloccassero la melatonina, il rilascio della melatonina a quell'ora. E non è una cosa facile, perché ovviamente l'idea era se tu agisci a livello della pineale, perché poi è la pineale che comanda, però la pineale deve essere messa a riposo. Il principio semplice, elementare, è proprio quello, quasi banale. Se con un passaggio enzimatico doppio, acetilazione e metilazione, che sono due passaggi fondamentali per la vita stessa, come la metilazione, il gruppo metile, la melatonina ogni notte lavora, fatica e fatica. Ebbene, dobbiamo impedirle di lavorare. La pineale. Esatto, quindi dobbiamo trovare un modo di bloccare la produzione di melatonina endogena tra la 1 e le 3 di notte. E da lì venne fuori la melatonina da noi elaborata, che fa il picco a quell'ora in cui la nostra pineale produce la melatonina di notte. Però chiaramente allora la melatonina viene percepita dalla pineale, che non la produce, e non è un meccanismo ormonale coi feedback, perché non ha niente degli ormoni la melatonina, semplicemente satura la pineale di melatonina e la pineale non la produce. Quindi così abbiamo creato un unico. Mettendosi a riposo la pineale fa la brava e non fa scattare quell'orologio, esatto, troppo in fretta. Si mantiene, è una cosa fantastica, diciamo. E quindi io cerco di spiegare, ma sembra quasi che non venga capito. Quindi il ritmo circadiano della melatonina viene imitato dalla nostra melatonina, che impedisce, quando l'assumi la sera, di che la pineale produca la melatonina. Perfetto, la mettiamo a riposo, così questa pineale non si atrofizzerà, così, esatto, come ci aveva detto. E quando tu smetti sta meglio di prima. Sta meglio di prima, il nostro orologio biologico sarà un po' rallentato. Esatto, che e ti dimentichi l'età. Ma in compenso il nostro metabolismo basale sarà... E rimane perfetto. Rimane perfetto, quindi non avremo tutti quelle... Disturbi, la sindrome, cioè, metabolica. Non avremo quel poi, a quei danneggiamento tempi, dei io vasi. Lavoravo con degli ricercatori che si interessavano molto di zinco. Perché, attenzione, lo zinco non è il solito minerale, lo zinco è un elemento fondamentale del nostro metabolismo. Senza zinco non si vive. Lo zinco è essenziale per più di 200 enzimi nel corpo, 200 enzimi che funzionano con lo zinco. Se non c'è lo zinco non funziona niente. Tanto è vero che se tu vuoi andare a vedere se uno è in una fase giovanile o sta invecchiando malamente, tu devi misurargli lo zinco nel sangue. Perché quando tu invecchi, l'intestino non riesce più a assumere zinco abbastanza dall'alimentazione. È un disastro. I miei amici avevano visto che lo zinco, hanno fatto tanti studi, erano alla ricerca di Ancona. Poi però io feci degli esperimenti interessanti. Andai a vedere
cosa succedeva dello zinco nei topi trattati con melatonina, iniettati semplicemente con melatonina, quindi nessuna intervento cruento. Sapete perché tutte le volte che parla di topi tiene a sottolineare la bontà, sì, dei suoi esperimenti? Che io perché io l'ho redarguita, si ricorda, sì, ma quando ho letto io voglio bene i topolini, che lei li decapitava in gioventù. I topolini vivendo o invecchiando mi hanno insegnato tutto. Meno male. Io li adoro, tanto è vero che la Società Fisiologica Americana ha fatto una piastra dove c'è scritto: sono grato, I am grateful to animal, I am alive thanks to animal experimentation. Quindi sono vivo grazie alla sperimentazione animale. La sperimentazione, ma chi ci ha detto che noi siamo crudeli con gli animali? Gli animali ci insegnano, basta guardarli, misurare come misuriamo noi, misuriamo i topolini. Ebbene, venne fuori che lo zinco è importantissimo. Ecco, appunto ci stava dicendo che per verificare basta fare gli esami. L'esame del sangue, vedi i livelli dello zinco. Se il tuo zinco è basso, sta invecchiando. Mamma Quindi mia. Bisogna mantenere i livelli di zinco. Ecco perché. E come si fa? Il colpo di genio. No, l'esame del sangue ho capito, sì, ma è sufficiente assumere la melatonina zinco, arricchita di zinco, certo, e selenio? Ecco, sì, certamente. O bisogna implementare un'altra integrazione? No, la melatonina contiene zinco e selenio. Selenio per un'altra ragione valida, per la prostata dell'uomo, e lo zinco è fondamentale, per cui la melatonina, che di per sé incrementa, cioè migliora la sincronizzazione ormonale, addizionata allo zinco, è una bomba biologica, perché ti dà anche lo zinco, perché io ho fatto esperimenti, attenzione, ho fatto esperimenti dando melatonina ai topi vecchi, proprio da bere, niente di crudele, no? No. E cosa è successo? Aumentavano i livelli di zinco. Solo dando la melatonina. Allora pensai, accidenti, che bella notizia, allora se noi mettiamo oltretutto la melatonina con lo zinco è una cosa formidabile, infatti i risultati si sono visti. Senta, quindi lei fa ringiovanire i topi e ora il passaggio successivo è far ringiovanire... Questo è già un fatto esatto, visibile con questo, nel mondo. Sì. Senta, diceva, l'ha detto en passant. Di esempi ne abbiamo tutti i giorni. No, va bene, no, ma io ammetto. Quindi zinco è una bomba. Di essere sua seguace da subito, sì, fin da ho subito. Sì, ho capito, per quello penso che il selenio che voi, invece diceva che è protettivo per gli uomini. Il selenio, è stato fatto uno studio epidemiologico nell'ipertrofia prostatica negli Stati Uniti. È stato visto che l'aggiunta di selenio alla dieta migliora moltissimo, perché evidentemente attraverso un meccanismo ormonale, ovviamente io non so dire adesso quale, perché non è il lavoro che ho fatto io, migliora la condizione della prostata, che anche il problema della prostata è un problema molto diffuso, come lei sa, no? E quindi guarda un po', chiamo a uno melatonina, zinco e selenio, è come fargli il regalo di Babbo Natale, capisce? Queste cose la gente le deve sapere, perché non sono inventate, sono documentate. Perché non se ne parla? Questo è un altro discorso. No, lei lo diceva prima, forse l'ha detto però durante la pausa pubblicitaria, quindi non a favore, esatto, del nostro pubblico. Esatto, zinco e selenio sono fondamentali. No, lei stava dicendo che c'è una gran paura che la melatonina si diffonda troppo, perché è assolutamente economica, certo, priva di effetti collaterali, perché questo bisogna dirlo. Ma lei ha letto il mio articolo. Sarebbe banalizzare dicendo che è la panacea per tutti i mali, però è sicuramente un motore per ripartire certo, bene. Certo, ma lei ha letto le storie in Svizzera e in Germania, no? Lei lo sa che ancora non esiste, hanno paura folle della melatonina. È vietata in quei paesi? I governi hanno paura, le industrie farmaceutiche hanno fatto di tutto, hanno distrutto il mio libro quando è uscito, Melatonina, hanno fatto una guerra feroce
Perché? Contro la melatonina. Perché la melatonina forse è troppo potente, no, potrebbe rappresentare un'insidia. Ma voglia se è potente, ma se lei legge il trattato di medicina, c'è un articolo in fondo che si chiama Chi ha paura della melatonina? Chi ha paura, qui c'è tutta la storia illustrata con i documenti scritti. Quindi lei forse non l'ha ancora letto. No, non l'ho letto, confesso. Ecco, vada a leggere. Ero intimorita, ma lo farò. Farà brividire, perché svizzeri e tedeschi hanno cercato di bloccarla, di distruggere in modo più crudele, drammatico. Certo, è come una guerra, diciamo, proprio sì, globale. Una guerra epocale, okay. Però io ho un bel momento. Allora, penso che le cose essenziali le abbiamo dette, se ci sfugge ancora qualche cosa, anche il piccolo aiuto di ormoni che con l'età di cui siamo carenti, noi donne di progesterone e gli uomini di testosterone. Ecco. Quindi anche questo in crema può essere raccomandato, non entriamo nel campo quindi della somministrazione degli ormoni che... Complicato e non vale la pena. Non vale la pena, sì, era per esemplificare un po'. Ecco, giustamente, prego, la regia ci suggerisce di ricordare che a Fano, che voi avete letto come cittadella del benessere, della salute, come l'aveva definita? Borgo della Salute. Borgo della Salute. Lo facciamo in Basilicata, però. Vabbè, intanto per adesso qui la sede è a Fano. La vostra base è bellissima. E quindi, risincronizzazione interormonale, complicato, ma stasera abbiamo spiegato di che cosa si tratta. Ed è un corso introduttivo alla medicina dei pazienti felici. Mi piace moltissimo, del dottor Pierpaoli. Allora, la data è 11, 12, 13 maggio, sono ancora aperte. Quinto corso, sì. Sono ancora aperte le iscrizioni o sono già? Sono ancora aperte. Benissimo. Sì. E in questo caso non solo per medici, allora, ci tutti pare di aver fatto. Adesso salute, io ho trovato titolo, che diciamo, meritano rispetto come medici. Anche naturopati, biologi, nutrizionisti, insomma. Sono benvenuti. Persone che vogliono approfondire il tema della pineale, della melatonina. Certo. E questa grande orchestrazione ormonale appunto che c'è. Abbiamo pochi minuti, c'è qualcosa da aggiungere, professore? Sì, io voglio dirle, provocazione. Che se lei ha dei dubbi, aspetti a vedere come noi due andiamo avanti i prossimi anni. Le risposte sono finali, perché è inutile chiacchierare, i fatti devono parlare, no? Come le persone intorno a noi, che stanno bene, felici, contente, hanno capito. E quindi io voglio loro bene e loro sono la testimonianza di questo. Basta aspettare. La verità emerge già ora, emergerà in modo ancora più drammatico nei prossimi anni. Giusto? E quindi lui è d'accordo, noi andiamo in America, mettiamo in piedi la scuola. E l'Italia è nel mio cuore e penso che noi siamo lì meglio, come dicono a Roma. Però dobbiamo avere la libertà di promuovere la nostra genialità nel nostro paese. E questo finora non è stato possibile. E se non cambia qualcosa, penso, devo rimanere là negli Stati Uniti. No, questo dispiacere. Beh, insomma, comunque qualche viaggio nel nostro paese lei lo farà, professore, e io spero ci ritroveremo davvero presto. Vorrei dire ai nostri telespettatori, questa puntata, come vi spiegavo, non è in diretta, una delle pochissime che realizziamo in presa diretta, ma quindi in differita. Se volete scriverci o telefonarci, lo potete fare comunque negli orari di ufficio. Chi volesse invece entrare in contatto con il professor Pierpaoli e la sua equip, ovviamente, prenda nota di questo, segreteria@interbion.ch, che è ancora in Svizzera. Svizzera. Vabbè, dov'è? Tanto come vabbè? Fondazione. Appunto. Sì, ancora lì. Sì. È dal 1980 lì. La Svizzera l'ha accolta bene. Lasciamo perdere l'argomento. Va bene, dopo ci sarà stata qualche battaglia alla melatonina. Battaglia, ma del resto, se la melatonina rappresenta un'insidia per l'industria farmaceutica,
ovviamente non sarà stata vista di buon occhio. Vada a leggere l'articolo che ha paura della melatonina, e in tutte le lingue. E poi lo riassumeremo anche a favore dei nostri telespettatori. Scusi, sono fatti, sono documenti quelli, Benissimo, alla spicciolata proprio, una manciata di secondi per dare i consigli. Assumete la melatonina a che ora? Ho certo, alle 10, alle 11. E diciamo, io vado a letto con le galline, io la prendo alle 9 e sarebbe meglio, e alle 10 dormo, 10, 10 e mezzo, perché leggo. In linea di massima, mezz'ora prima di andare a letto? Sì, anche, non importa. Prima di andare a letto, quando vai a letto, spegni la luce, ma prendi la melatonina e spegni la luce, ecco. Due o tre pastiglie? Una sola? Una. E chi ne volesse assumere due fa male? Non ha, esagera per fa bene, non ha nessun effetto collaterale. Persino lo zinco non va in sovradosaggio. Quindi, lei ha fatto anche una melatonina destinata per la visione? Certo, giusto? Provision, che è frutto di lavori clinici fatti in Cina, bellissimi, sulle maculopatie, per cui io quando uscii fuori dico, ma tutti quelli che hanno problemi d'occhi in Italia la vedranno, capiranno. Quindi comunque la melatonina fa bene anche alla vista. Come no, è addizionata di tutti gli elementi che nella storia della medicina si sono dimostrati benefici per la vista. Perfetto. Li abbiamo messi tutti dentro. Benissimo. Poi, io la sera prendo una normale e una provvisoria. Ah, vede che sì. scavando le sì, faccio no, dire la prendo qualche segretuccio. Perché, ho abusato dei miei occhi per tanti anni, ho fatto migliaia studiosi, di operazioni, microoperazioni. Esatto. Poi lei ha prodotto anche qualche cosa a base di alghe, perché? Sì, io adoro le alghe, perché già molti anni fa nuotavo nel lago Klamath, che produce delle alghe fantastiche. Praticamente la vita è nata da questi elementi, delle alghe, no? Acquatiche. Poi ci sono delle alghe come quelle famose, la spirulina dei laghi che i guerrieri aztechi le mangiavano perché dava forza. Ma è ovvio, perché le alghe contengono tutti i minerali possibili e immaginabili. Per cui io, che sono un perfezionista, ho detto, ma dico, ci sono molte alghe, ne ho scelte tre, quindi la spirulina, la kelp o kombu, che è quella che contiene dello iodio, e la incredibile Klamath, del lago Klamath, nell'Oregon, è un lago di altura in una zona di vulcani, e questo lago, freddissimo e grandissimo, ci ho fatto il bagno molti anni fa, produce delle microalghe verdi, azzurre, che vengono raccolte ogni tanto e sono piccolissime, sono molto care, ma quello che c'è in quelle alghe non è immaginabile. C'è tutto, minerali, vitamine, c'è tutto. Se lei va a vedere Klamath su internet, Wikipedia, rimane a bocca aperta a vedere che lì dentro praticamente... Quale ricchezza, c'è tutto quello che noi abbiamo bisogno. Ecco. Quindi Klamath, o spirulina, e kombu, kelp, cioè tutto quello che Benissimo. Ti può servire. E poi, per concludere, si è parlato prima, però non è che questi prodotti sono venduti direttamente dalla fondazione, sì, ma no. Le due creme invece sono state affidate alla produzione di una farmacia. Sì. No, non le produco, però le produce però da sono molti frutto, anni e sono frutto della sua ricerca, sì. Frutto della formula che io ho preso dal dottor Lee anni fa, quindi della California. Quindi la paternità è di questo dottor Lee. Esatto, esattamente la formula del dottor Lee che me l'ha passata, poverino è morto lui, non so perché. E perché forse non aveva preso abbastanza melatonina. Preso il suo progesterone, la sua dioscorea, ma lui non ha preso la tua melatonina, esatto, forse. Purtroppo. Esatto. Poi non lo vedevo abbastanza. Allora, benissimo, no, così ho riepilogato anche a favore dei nostri nuovi telespettatori, che le farà piacere, si sono aggiunti dall'Emilia Romagna con ETV Rete 7, ma anche dalle Marche ETV, per cui finalmente anche questi telespettatori avranno queste nuove meravigliose informazioni. Adesso abbiamo proprio finito.
Le auguro allora buon viaggio, ma anche buon rientro dagli Stati Uniti con questo grande segreto. Speriamo che sia una buona notizia per l'umanità. Dobbiamo fare solo questo. Queste popolazioni dell'Italia nord-centrale meritano grande rispetto. Se loro capiscono e ci seguono, saranno una popolazione più longeva che sia mai esistita in Italia, non sto scherzando. Vediamo. Quindi io amo molto seguirvi. Lei con la sua televisione e tutti i cari ascoltatori, perché meritano rispetto. Ma per favore si tengano informati, leggano e cerchino di capire. Molto bene, ringrazio moltissimo il dottor Marroccoli e ovviamente con tanto affetto lei, professor Pierpaoli, e un grazie veramente a tutti i nostri bravi telespettatori che ci seguono, guardate, dall'inizio alla fine, senza perdere una battuta, e poi si riguardano le trasmissioni. Questo vuol dire avere proprio curiosità, voglia di informarsi per bene e consapevolezza che possiamo fare molto per la nostra salute. Grazie davvero. Anche voi siete da lodare.